Buongiorno a tutti, io sono Raffaella Silipo, capo servizio della stampa. Quest'oggi sono con due ospiti di eccezione che sono Lucio Pellegrini e Rocco Papaleo, regista e protagonista del film che uscirà domani nelle sale, Nata una star. Un film di cui sicuramente tutti avranno sentito parlare o avranno visto qualche trailer, perché lo spunto è assolutamente esilarante. La storia di questa coppia normalissima, formata appunto da Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto, che hanno un figlio, che è il giovane Pietro Castellitto, che scopre di essere superdotato e diventa un attore porno. Fra l'altro, la storia è tratta da un racconto di Nicombi. È una storia, una commedia molto divertente e godibile, anche se non è proprio soltanto, parlavamo prima con il regista, non è soltanto una somma di gag come spesso sono le commedie, ma è proprio un vero e proprio racconto di una vita familiare così bizzarra e particolare. Con Rocco Papaleo parleremo, con il regista parleremo sicuramente del film, con Rocco Papaleo oltre che del film gli toccherà parlare anche un po' del Festival di Sanremo, perché lui è stato il mattatore e diciamo il vincitore il vincitore virtuale dell'ultimo Festival di Sanremo, che, di cui abbiamo criticato un po' di tutto, conduzione, abbiamo criticato i cantanti qui e là, però l'unico che è passato indenne da questo festival è proprio lui. I lettori ci hanno fatto un sacco di domande, io inizierei a dirvele. La cosa che incuriosiva innanzitutto era se il film è stato un film improvvisato o ligio al copione. Questo ce lo chiede Tommaso, perché dice: fra Papaleo e la Littizzetto ci sarà stato da ridere. Io giro la domanda a entrambi, prima al regista e poi all'attore. Finché avevo un copione abbastanza ferreo, e Papaleo e Littizzetto sono stati fantastici, hanno fatto gli attori, si sono molto fidati e affidati, poi chiaramente ci hanno messo del loro nell'interpretazione, però abbiamo, da un punto di vista proprio della creatività, in modo spontaneo sul set, abbiamo avuto qualche momento, ma non è stata la costante di questo film. Io poi sono un regista molto aperto, quando arrivano contributi li prendo da tutti, anche all'ultimo secondo. In questo caso, in alcune circostanze, c'è una scena in un ristorante, per esempio, con un dialogo tra i due protagonisti che è molto, c'è una parte improvvisata che è stata fatta una volta sola e che poi è diventata in realtà il film. E in altri casi abbiamo cercato di essere un po' più rigidi nel seguire le direttive che aveva il copione. Tu sei un attore ligio o sei un attore, diciamo, tu sei un grande improvvisatore, l'abbiamo visto sul palco, però magari, chi lo sa, sei anche un attore diciamo ligio. Diciamo che sono appassionato delle parole. E l'improvvisazione, che pure è una componente, se vuoi, una virtù, no? Praticarla è eccitante e regala quell'incanto, quella spontaneità, quello che dici, perciò perché l'improvvisazione funziona, proprio perché essendo improvvisata non hai il tempo, esce il fresca, filtro, è certo. Fresca, diciamo, è come un prodotto appena sbucato dalla terra, no? Però posso dire che, diciamo, nella mia voglia di approfondimento, se posso chiamarla così, e a volte l'improvvisazione, diciamo, è una scorciatoia che secondo me, diciamo, leva un po' di gusto al mestiere dell'attore. Perché? Perché, come ti dicevo, essendo un po' una semplificazione del percorso che invece deve essere più cosciente, quello dal tuo interiore alla tua bocca, no? Quando dici la battuta, se tu improvvisi, questa cosa non è cosciente e quindi non c'è tecnica, non c'è professione. E siccome, diciamo, per un attore anche come me, che comunque sull'improvvisazione ci giobbo parecchio, e a volte paradossalmente, se ho un bel copione, e questo film ce lo aveva, era proprio un copione molto scritto molto bene, è quasi più eccitante far sgorgare quelle cose che sono scritte, rispettarle, diciamo, nella loro precisione, e far sembrare che, come per un poeta, rispettare la metrica, insomma. Hai colto la questione. No, è importante, credimi, perché è più, anche c'è pure più gusto, paradossalmente. A improvvisare siamo tutti veri, non tutti capaci. Però siamo veri. Io su Festival di Sanremo. Ora tu stai improvvisando. Certo. Questa tua risata era improvvisata, non l'hai fatta apposta. Sì. No, l'avevo studiata. Prima è terribilissima. Certo. Rifammela di nuovo. Non ci credo. Capito? E questa è la cosa che
deve eccitare anche, certo, un attore, riuscire a rifare subito, subire il fascino della ripetizione. Io, se sembra tutto improvvisato, fin sono molto felice, vuol dire che abbiamo lavorato, che avete lavorato bene. Chiede Ilaria se siete stati fedeli o quanto al racconto di Orbi e al personaggio, naturalmente, di Orbi. Lo chiedo appunto sia a Lucio Pellegrini, sia a Lucio Pellegrini, che ci ha lavorato su, sia a Rocco, che poi ha dovuto, diciamo, il testo di Orbi è un racconto breve, sì, un romanzino breve, un racconto lungo sostanzialmente, e aveva sviluppato soprattutto il personaggio di questa madre, il personaggio del padre, che era presente, era un po' più laterale. Noi nel nostro adattamento cinematografico abbiamo deciso di farlo crescere, ci interessava lavorare su due caratteri, ma non solo perché già pensavamo a Rocco nel momento in cui scrivevamo, così come pensavamo a Luciana, però anche perché ci sembrava interessante poi creare due personaggi che fossero psicologicamente agli opposti, cioè tanto la mamma ha un approccio femminile a questo dramma da elaborare, così il padre invece ha un rifiuto totale. Beh, qui c'è anche il rapporto fra padre e figlio, comunque c'è un argomento di questo, c'è tipo, rapporto di invece, quello è un elemento che già c'era dentro il romanzo di Orbi. Però soprattutto poi abbiamo dato delle caratteristiche di latinità al personaggio di Rocco, ovviamente, che già ce l'ha di suo nell'interpretazione, però questo ci consentiva di fare uno scontro tra due mondi, e il film racconta un po' questo scontro tra due mondi, di elaborare questo tipo di trauma, perché quello che accade, la scoperta di questo fatto, è in una delle prime scene del film, tutto il resto sono le conseguenze. Le conseguenze. Sì. E tu, fra l'altro, sei anche padre di un adolescente, mi pare, sì, no? Diciamo, quindi ti puoi anche diciamo in questo senso immedesimare nel padre con il figlio maschio, che è un rapporto bello ma difficile. Sì, assolutamente sì, diciamo, anzi siamo proprio in quel momento della nostra dinamica familiare relazionale di passaggio, no? Lui è adolescente, sta per scoppiare la sua tempesta ormonale, quindi cerco francamente di non trovarmi come un personaggio che interpreto così spiazzato. Sì, incontrare un fulmine a ciel sereno. Quindi ci sto parlando già, anzi proprio l'altro giorno ho colto un'occasione, non mi ricordo quale, un pretesto per fare una piccola indagine così sessuale sul suo conto. E devo dire che rispetto alla questione di Nick Orbi, intanto mi piaceva aggiungere che sono proprio un fan, io ci ho letto, ora non so tutto, magari no, però ho letto tante cose di Nick Orbi, è un tono che proprio condivido in un certo senso, questo modo di stendere con leggerezza e profondità mi piace tanto. E allora, poi vediamo ancora, nel suo film interpreta un padre che scopre un lato, per così dire, curioso di suo figlio, vabbè, questo l'abbiamo già un po' detto, diventare un attore di porno. Quali sono state le principali difficoltà nell'interpretare questo ruolo? Ma, come ti dicevo prima, è stata una occasione proprio un po' speciale per me, perché normalmente si arriva così a un film con una velocità diversa, si precipita dentro un film quasi sempre, ti arriva già un copione, ti arriva, almeno parlo per la mia storia, io non voglio generalizzare. Questa volta è stato un caso diverso, intanto c'è stata una lunga, non posso dire corteggiamento, però una liaison con Lucio da anni che ci conosciamo, ma proprio tantissimi anni, che bazzichiamo Roma, non dico più o meno quell'ambiente lì, e avevamo sempre avuto un apprezzamento reciproco rispetto al nostro lavoro, tant'è che si è sempre paventata l'idea di lavorare insieme. Quindi, però non era accaduto mai, ha fatto tanti film Lucio, tanti film ho fatto io, non ci siamo mai incrociati. Quindi partiamo già da questa cosa che già è un po' speciale, no? Perché in genere le passioni si bruciano velocemente, due si piacciono e lavorano insieme. Invece non è stato così, quindi questa cosa è un po', come dire, come una pentolina di fagioli che piano piano si è. Poi siamo partiti dal fatto che lui, come ha avuto questa intuizione, mi ha fatto leggere il libro, prima ancora della sceneggiatura. Quindi mi parla di Nick Orbi, mi parla di uno dei miei scrittori. Perché tu è da anni che hai questo progetto? No, questo progetto nasce di recente, è una cosa che, perché il libro è stato edito in Italia un anno e mezzo fa circa, ma quando l'ho letto io l'ho letto anche Luciana Littizzetto, in quel periodo lì, il produttore del film è anche l'agente di Luciana,
E lei ha cercato di ottenere questi libri. Io all'inizio pensavo che non li avremmo mai ottenuti, perché di solito i libri di Nicorvi sono venduti ancora prima di scriverli. Forse ancora, appena gli viene un'idea, Perché già insomma. venduta una major americana. In questo caso poi c'era dietro Warner Bros. Al nostro film, è stato più semplice riuscire a ottenere i libri. Però insomma diciamo che... anch'io come lui amo Nick Corby da sempre, influenza il mio modo di intendere anche il cinema, perché mi piace lavorare con leggerezza su temi profondi se possibile. Quindi avevamo un po' questo comune sentire. Così che alla fine è partito, ho letto il libro, ho letto un trattamento che avevano tratto dal libro, ho letto la sceneggiatura, insomma c'è stato un approccio lento, non troppo precipitoso, così che si è parlato di Luciana e quindi che insomma è stato un lento avvicinarsi alla cosa, tant'è che il film quando se ne parlò non era neanche sicuro che si faceva, ma tanto era appetibile per me questo Questo progetto, tanta progetto. voglia ne avevo che mi sono liberato, cioè non ho accettato nessun'altra cosa, perché era un momento, stranamente, che avevo diverse proposte per settembre. E ho puntato forte su questo film anche nell'insicurezza, magari poi rimanevo, come si dice, col culo all'aria. Col E cerino invece in è venuto mano. bene, si Web, può si dire può sul dire. web, sulla carta no, ma sul web sì. E Sul web sì, quindi molto. questo è stato il mio approccio, grandissima voglia di fare questo progetto. E ieri sera finalmente si è chiuso il cerchio, perché l'ho visto con la gente e sono molto contento di quello che ho visto. Posso aggiungere una E cosa, magari certo, c'è anche in una due. domanda Sì, successiva. No, certo. voglio avvertire il pubblico, quelli che ci stanno guardando, voglio dire, fate attenzione a questo film, non fatevi traviare dall'idea che io e Luciana siamo due comici spudorati. Questo è un film molto raffinato, che non si può dire raffinato che spaventa, ma non vi spaventate, perché raffinato in questo caso non vuol dire ermetico, Noioso. vuol dire che è una comicità intelligente, ma non perché la proponiamo noi, perché ce l'hanno messa dentro questo grande scrittore, i bravi sceneggiatori e Lucio. È un film molto speciale, bisogna accoglierlo come si accolgono le cose preziose, cioè con più attenzione, guardare tra le pieghe, non aspettarsi una comicità grassa, andare lì a schiantarsi, a piegarsi in due dalle risate, ma godere dell'emozione comica che il film trasporta e anche dei tantissimi risvolti sentimentali e poetici che il film induce nello spettatore. E in questo momento, mi permetto di aggiungere, chiudo la mia ringhiera, Dopodiché andiamo al è cinema. quello di cui abbiamo bisogno, secondo me. Abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo bisogno di uscire dal cinema a mani piene, non con una serie infinita di risate che pure servono e fanno E bene ci alla sono. salute, e ci sono poi nel film, tra l'altro. Mi permetto questa accorata veramente invettiva, proprio perché ci tengo particolarmente a dare alla gente il giusto atteggiamento nei confronti di questa pellicola, che secondo me è molto riuscita e può migliorare il vostro stato d'animo, ma sul serio. Beh, Sì, per insomma, questo facciamo questo lavoro, no? quindi non aspettarsi soltanto battute a ripetizione, ecco, No, questo è no, 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 importante, vabbè, no? diciamo, la Perché comicità scaturisce dall'incontro di persone. E quindi dai mondi che vanno a confliggere, e in più in mezzo c'è questo figlio che è un alieno assoluto che porta molto divertimento dentro il film. Esatto, e una domanda ancora, poi credo che i tempi stringano, però una domanda ancora sulla figura del figlio ve la devo fare entrambi, anche perché c'è Fortunato che dice, vabbè, Fortunato se la prende a cuore perché dice il personaggio di Papaleo chiama scherzo della natura il figlio, è giusto che un padre utilizzi toni così forti per rivolgersi ai suoi figli, quindi lui l'ha presa, diciamo, dal No, punto di vista ma emotivo. è Comunque giustissimo c'è questa essere qui. chiave È anche, no? un po' un punto di svolta importante del film ed è una battuta forte che offende il figlio, e non è una Messa in battuta, libertà. non è un gioco quella battuta, è un momento di confronto in cui il padre in qualche modo prende le distanze dal figlio e allo stesso tempo lo mette in un angolo. È un momento di crisi che anche poi è risolto in modo brillante perché stiamo parlando di una commedia, però da padre sicuramente, anch'io sono padre, è una frase terrificante da dire a un figlio,
Però il figlio pochi istanti prima gli aveva detto che avere la dotazione naturale che ha lui e saper suonare il piano forse sono la stessa cosa. Quindi insomma, è stata una reazione a caldo anche abbastanza giustificata da parte del personaggio. Ma assolutamente, questo si riallaccia un po' con il tema iniziale, con certo. La questione dell'improvvisazione o no. Lì forse improvvisando un comico avrebbe potuto dire tu c'hai una proboscide tra le gambe, certo. E crollava il cinema per la risata. Invece è giusto dire quello che è stato pensato, perché dire quella battuta lì, il tono di quella battuta, proprio letterariamente parlando, è quello che andava detto, perché lo dovevo offendere e non dovevo essere buffo in quel momento, certo, dovevo essere cattivo. Capisci quindi quanto è importante la grammatica, il pensiero che c'è dietro la scrittura e il teatro. È tutto lì. Cioè. Quella è una battuta che il suo personaggio dice senza pensarci. È molto importante, è una cosa che gli esce. E la cosa interessante del suo personaggio è un personaggio che spesso agisce poi riflette e poi su quello che ha detto. Rielabora. Cosa molto maschile. Il personaggio di Tizzetto, al contrario, è una che elabora molto e poi si esprime con la sua ironia, che è anche del personaggio, però non è l'ironia della che noi siamo abituati a vedere nella Littizzetto al cinema, è un'altra cosa, è un altro tipo di ironia. E diciamo, dicevamo prima del collegamento, che comunque il film si giova anche di una bella alchimia che si è creata sul set fra tutti, fra loro, no? Tra Rocco, Luciana e il ragazzino Pietro, che stupendo, che ha una faccia proprio, ma poi è un ragazzo fantastico, diciamo. Sì, diciamo, ricordiamo che Pietro è Pietro Castellitto. Certo. Il figlio di Sergio e di Maria Mazzantini. Quindi diciamo, se il DNA vuol dire qualcosa, sicuramente ha respirato, diciamo, il nostro film si parla anche del DNA in un certo senso, comunque si va a risalire da dove può arrivare di altri talenti, ma invece per quanto riguarda il talento artistico, diciamo, la sua famiglia ha dato molto e credo che lui ci possa dare parecchio pure. Senti, un'ultima domanda, Rocco, su Sanremo te la devo fare, te la faccio io, non te l'hanno fatti i lettori, che questo è interessante perché loro sono più proiettati verso il futuro, forse siamo noi giornalisti che siamo più interessati ai retroscena, mentre le domande sul web sono quasi tutte sul film, questo devo dire onestamente, ecco, quindi questo forse a voi fa piacere perché insomma loro guardano il futuro e i progetti futuri, però io ho una curiosità di sapere come sei sopravvissuto a questo palco mostruoso che... ero stato messo un po' in guardia. Da amici, da persone che conoscevano quel tipo di pressione per averla vissuta direttamente o per una cultura di rimando. E sono sopravvissuto in due modi. Uno è stato quello di scovare dentro di me l'incanto del ragazzo di paese che vive in un paese dove c'è un televisore ogni 100 abitanti, a quei tempi riuniti nel salotto, nella sala da pranzo di casa mia, 50 persone a vedere Sanremo, e quindi quella proprio lo stupore esatto, e lo cercavo in modo autentico dentro di me, non potevo pensare di andare lì a recitarlo perché sarebbe stato, e quindi l'ho trovato quel meccanismo lì di veramente come un ragazzo che sta lì e vede tutte quelle star su quel palco prestigioso. E poi ho incontrato diciamo, questa è la parte di lavoro di preparazione. Personale. E poi ho incontrato un neurologo molto bravo, il dottor Scoppetta. Mi ha detto che posso dirlo il suo nome, perché ha sentito una volta che l'ho detto in televisione, ha detto ma dica anche il mio nome, un po' di fama non guasta, che mi ha parlato, diciamo, ho parlato con lui e abbiamo trovato, diciamo, un cocktail di farmaci. Di questo ne abbiamo bisogno tutti. Però roba lieve, naturalmente. Innanzitutto qualcosa che mi controllasse un po' gli sbalzi di pressione, quindi dei beta bloccanti, e poi dei moderatissimi ansiolitici che mi hanno dato un po' di distacco dalla cosa. E poi prima della prima serata io l'ho chiamato perché 2 o 3 giorni prima, nonostante prendessi queste cose molto blande, devo dirlo, no, perché non è che mi sono impasticcato, robetta proprio quasi naturale, diciamo, e stavo un po' male, mi ha detto si procuri del Tavor Oro. Oro e l'ho preso e l'ho comprato e poi non l'ho preso
Poi la sera prima mi ha detto: è riuscito a procurare, parla così lui, è riuscito a procurarsi il tavoro oro? Dico: sì, dottore, ce l'ho, ecco, se ne metta due pastiglie in tasca. Sì, Già solo l'idea di averle lì. proprio così. Poi si L'effetto ricordi una placebo. cosa: lei è arrivato dove è arrivato essendo se stesso. Sia se stesso e non avrà problemi. Ma si mette a due pastiglie di tavolo oro. Vero padre spirituale. E io ho fatto la prima serata Sentirseli con lo smoking e col tavolo in tasca. Non l'ho preso naturalmente, è andato tutto bene, mi sono levato lo smoking, l'ho lasciato lì. Il giorno dopo sono arrivato in teatro, sono entrato nel camerino e sul mio tavolo c'erano le due pasticche di tavolo oro perché mettevo un altro smoking e non le ho neanche messe in tasca. Come le spie che vanno con le pastiglie di veleno a fare Sì, era pronto a Era suicidarsi pronto al suicidio in in caso caso di di emergenza. E se emergenza. posso concludere il tutto, oltre alla gastrite, che ho preso comunque Vabbè, naturalmente, qualcosa ci già ce l'avevo vuole. là soltanto, ho capito una cosa umanamente molto, penso, importante, di rafforzare, questo penso, mi permetto di dire che possa valere per tutti, il contatto tra il nostro cervello è la nostra parte più autentica, non avere paura di essere autentici, cioè di essere se stessi. E sono uscito più fortificato in questo legame che ho con la mia parte più autentica, di essere me stesso. Anche adesso, per esempio, mi sento e non ho preso niente. Ma in tasca Non ho non c'è niente. niente. Cioccolatino, Essere Torinelli. autentici paga. Paga. Vabbè, C'è stata allora anche la lezione di vita qui oggi. Sono con queste belle scusate, parole. non No, voglio è fare. verissimo, No, quello per faccio carità, l'ironia. bisogna avere la forza di esserlo e poi è verissimo. Allora, con questa bella conclusione salutiamo tutti e ringraziamo moltissimo Lucio Pellegrini e Rocco Papaleo che sono stati con noi Bello. e niente, alla prossima, arrivederci. Arrivederci.